Let's go. Ah, sono tornato. Pezzi di... Forse non è l'intro migliore da fare, ma è lo stesso. C'è la videocamera storta. Alla grande, sono finalmente tornato dopo settimane. E si riparte, non vi lascerò mai più. Non vi lascio, ve lo prometto. Siete i miei bambini, vi prenderò... Daddy Lallo si prenderà cura di voi. No, a parte le cazzate, sono tornato, sono anche caduto con la moto, quindi non riuscivo a camminare per 2 settimane. Ora mi sto riprendendo. E ovviamente cosa fai quando ti devi riprendere da una caduta e non dovresti sforzarti? Vai sui monti e registri altri video, ok? Più che corretto, soprattutto ti bevi anche una birretta. Quindi sono tornato e faccio questo video perché è proprio ciò che ho vissuto nelle ultime settimane, ovvero come uscire da una cavolo di spirale negativa. Allora, non sono intanto entrato in una spirale negativa, ma quello che intendo è quando entra, arriva quel periodo che a tutti penso capiti, poi almeno a me personalmente capita ogni tot di tempo, ovvero una spirale in cui semplicemente non sei più produttivo come eri, magari non hai disciplina, magari certe cose stanno andando bene, certe cose stanno andando male, perdi un po' il focus, ok? Come fare a tornare sulla retta via, va bene? Come fare a tornare sulla strada perfetta? Io... ho 3 step, diciamo, molto semplici, che appunto spero che tu che stai guardando, tanto grazie per guardare, e tu che stai guardando, metti mi piace, iscriviti e commenta. Tu che stai guardando questo video, magari vuoi passare a livello successivo, perché non vuol dire per forza partire da zero, ok? C'è gente che proprio è nella merda totale, quindi questo video sarà adatto a te, altrimenti, come nel mio caso, mi ritengo già abbastanza produttivo, comunque nelle ultime settimane ho fatto le mie cose, però ho visto un calo grosso in certe prestazioni, nella mia performance, ok? E cosa faccio io quando si presenta questa situazione? Innanzitutto ciò che ho capito è questo, che fa parte del corso delle cose. Ok, prendete un grafico di una qualsiasi azienda, prendete un grafico di qualsiasi cosa, non è mai una linea dritta, ok? Ora già faccio questo gesto così YouTube mi bannerà, però non è mai una linea dritta, ci sono sempre degli alti e dei bassi, però devi guardare sul lungo termine questi alti e bassi in realtà vanno sempre di più a migliorare, quindi capire già che fa parte del processo, il fatto che c'è un periodo in cui sei estremamente produttivo, raggiungi obiettivi, un periodo di calo, ok? Però se tu guardi sul larga scala, ok, nell'ultimo, magari non ti basi soltanto sulle ultime settimane, ti basi sugli ultimi mesi, sugli ultimi anni, vedi comunque una crescita esponenziale. Quindi capire innanzitutto che essere buoni con se stessi, nel senso di dire, fa parte del processo, fa parte di come devono andare le cose. Ci sono i periodi giù e i periodi su. Come ho detto, quando c'è una crescita, per forza di cose, su e giù, però si va sempre migliorando. Quindi fa parte del processo, ma soprattutto quando poi voglio ripartire veramente, come in questo caso, io adesso, tra l'altro vi consiglio anche a voi la lettura di un libro che ho già dato diverse volte in altri video per i vostri obiettivi, l'anno da 12 settimane, tipo fai di più in 12 settimane di quello che gli altri fanno in un anno, una roba del genere, un titolo orribile, però il titolo in inglese è molto più bello. Lo sta che questo libro qua, me lo sono quasi riletto, mi sto un po' ridando i miei obiettivi da qua a 12 settimane e quindi anche legati ovviamente a YouTube, ma a livello finanziario, a livello di tante aree della mia vita, anche a livello fisico, perché ultimamente non potendomi muovere, non bevendo come un animale, andando sempre a ballare, uscire, avendo dei ritmi del cazzo, ho preso un po' di ciccia, sarò sincero, ma va bene così, non mi condanno per questo, però mi sono dato obiettivi anche in quell'ambito. Quindi la prima cosa, appunto, il primo step per quanto mi riguarda fondamentale è darsi degli obiettivi. Ti trovi in questa situazione che può essere bruttissima, può essere carina, può essere mostruosa, può essere migliorabile. Qualsiasi situazione devi darti degli obiettivi. Perché? Perché l'obiettivo determina dove tu vuoi andare, ok? Determina la tua destinazione. Quando tu entri in macchina, tu sai dove stai andando, altrimenti rimarresti fermo o inizieresti a girare a caso fino a quando non finisci il carburante, ok? E rimani a secco e non sai dove sei. Quindi, prima cosa ci vuole una destinazione. In questo caso io mi sono dato 3 obiettivi principali per le prossime 12 settimane. Poi i vostri obiettivi possono essere a un anno, possono essere a un mese, non lo so. Io consiglio di andare almeno sulle 12 settimane, il minimo, ok? E come ho detto, consiglio di leggervi il libro perché spiega il perché. Però mi sono dato questi obiettivi, questa è la destinazione. Adesso però cosa faccio? Non basta darsi degli obiettivi, bisogna creare un programma, ok? Bisogna creare un piano d'azione. Quindi il piano d'azione parte tutto da...
le vostre abitudini, la vostra routine. Cosa vuol dire questo? Io vedo anche la maggior parte dei clienti con cui lavoro hanno dei periodi magari negativi. Perché? Perché le basi sono andate nel cesso. E le basi quali sono? Le basi, per quanto mi riguarda, la mia base è la mia morning routine, chiamiamola così. Ovvero, cos'è che io faccio al mattino appena mi sveglio? Se io mi sveglio mezz'ora prima di andare a lavorare, io so già che quella giornata non sarà produttiva quanto vorrei. E la maggior parte dei giorni magari, no, la maggior parte dei giorni no. La maggior parte dei giorni ultimamente non mi sono svegliato all'ora che volevo, perché comunque andavo a dormire magari alle 2 di mattina, 3 di mattina, 4 di mattina. Come ho detto, poi ero in ferie, non lavoravo, ero in vacanza e va bene così, cioè ci sta quel periodo. Però ora che sto ritornando in carreggiata, per me è fondamentale crearmi una routine, seguire la mia routine. Ok, avere delle abitudini che mi permettano di iniziare la giornata alla grande. Io ho sempre avuto questa cosa che so che la maggior parte delle persone non mettono in pratica, ma che ritengo mi abbia aiutato tantissimo a raggiungere grandi risultati sia in passato che ultimamente, ed è quella di avere una routine che seguo giornalmente. Io vado a lavorare, considera che io sono fortunato, inizio a lavorare alle 9:15, ma io mi sveglio ogni mattina alle 7:30, alle 7, adesso vorrei arrivare addirittura a svegliarmi alle 6:30. Ma perché questo? Perché al mattino è il momento in cui sono più produttivo, è il momento in cui posso dedicarmi a certe abitudini, ok? Come Stephen Covey parla nel suo libro Affilare la lama, ok? Quelle abitudini che mi permettono poi di avere più energia, di essere più produttivo, ok? Quindi può essere anche semplicemente allenarsi, andare in palestra, bene, che ti riempie di energia, ti fa stare meglio e ti rende sicuramente più produttivo. Però la prima cosa da cui parto io personalmente, come ho detto prima, gli obiettivi, poi inizio a riprendere il controllo della... Vieni, stai ferma lì, zozza. Riprendo il controllo della mia routine, inizio a darmi una routine che seguo quasi tutti i giorni. Come ho detto, io non sono un grande fan dell'andare a dormire alle 2 di notte, alle 3 di notte, svegliarmi comunque 3 ore e mezza dopo. Di conseguenza mi concederò un pochino più di sonno. Non sto dicendo sia giusto, sia sbagliato, c'è chi è d'accordo, chi no, però in generale cerco di avere una routine tutte le mattine, ok? Una routine che seguo. La routine vuol dire anche una pianificazione giornaliera, ok? Perché non basta fare 2 ore di lavoro al mattino e lì la giornata finisce. No, io so che poi inizia la mia giornata lavorativa, so quello che devo fare, so che finisce la mia giornata lavorativa, so quando devo fare i video, quindi so quando ho da pubblicare, so quando le chiamate dei clienti, dentro in gioco la mia agenda, tutti i miei programmi, ok? Però come se ne è parlato, pianificazione giornaliera, pianificazione settimanale sono fondamentali queste cose, ma tutto parte dalla vostra routine. Anche la pianificazione giornaliera deve essere un'abitudine, una routine. Tutti i giorni a quest'ora li metto qua e pianifico la giornata successiva, ok? Quindi createvi la vostra routine. E successivamente lo step ancora più importante che io riscontro sempre quando è un momento in cui sono meno produttivo, qual è il comune denominatore? Il comune denominatore sono delle abitudini negative, ok? Sono delle gratificazioni immediate, sono abitudini che non dico per forza negative, però mi stanno sovrastimolando, ok? Faccio un esempio. Ultimamente mi sono sentito con un po' di ragazze, sono uscito con un po' di ragazze e va bene, ok, è qualcosa che mi fa piacere, però allo stesso tempo rischia di diventare un qualcosa che tutti i giorni io perdo delle ore lì del tempo. Ok? Oppure, anche lì, io amo guardare magari video su YouTube, amo guardare cazzate, però faccio esempio cazzate su Instagram. Per chi mi segue, io so che chi mi segue vedrà il mio mi piace ovunque, perché io metto mi piace a qualsiasi cosa su Instagram, anche a cose fondamentalmente malate. E perché? Perché perdo del tempo a guardare queste stronzate. Ma finché è una certa parte della mia giornata, dove magari sono anche consapevole di quello che sto facendo, è un conto. Quando diventa un qualcosa che neanche più mi rendo conto e inizio a passare più tempo del necessario, vuol dire che sto togliendo questo tempo e soprattutto sono sovrastimolato in quei momenti. Di conseguenza poi magari venire qua a fare un video sembrerà molto più noioso. Ok, negli ultimi giorni, lo dico chiaramente, oltre al fatto della gamba, non ho neanche fatto video perché non ce n'era proprio, non avevo voglia, perché ero sovrastimolato, ero costantemente a fare cose, a uscire o a cazzeggiare, di conseguenza non c'era neanche la voglia. Ma è un po' come se adesso invece io mi chiudessi in una stanza per 24 ore e mi mettessi lì una videocamera. Ovviamente a un certo punto inizierò a fare dei video, perché? Perché è la cosa magari più divertente che c'è da fare. Con questo non sto dicendo che io non ami fare video, però sono stato 2 o 3 settimane in cui ero costantemente circondato da stimoli, ok? Avevo sempre opportunità di uscire, fare cose, perché ero anche in ferie, come ho detto, quando sono in ferie mi concedo anche di non fare un emerito cavolo, ok? E però
questo porta ovviamente ad essere meno produttivo. Quindi guardate la vostra situazione. Se ad esempio voi procrastinate, dovreste mettervi lì, faccio un esempio, dovreste mettervi lì a studiare, ok? E la stanza in cui state è lì, da una parte c'è la PlayStation, dall'altra parte c'è il computer, qua a sinistra c'è il cellulare che ogni tot squilla, qui davanti avete pieno di quaderni, libri, cose varie, cazzate. Capite? Quello non è un ambiente che vi permette di studiare, a meno di studiare profondamente, ok? Io questo vorrei dirlo al Lallo di quando aveva 14 anni, ok? Quindi più di 10 anni fa. Se io tutti i giorni mi fossi messo lì 90 minuti, anche 60, dove semplicemente non facevo nient'altro e studiavo per 60 minuti al giorno senza interruzioni, io sarei uscito con un voto pazzesco dalle superiori. Io, volete sapere, ho fatto un liceo veramente difficile, non dico per vantarmi, ma anche perché non c'è un cazzo da vantarsi, sono andato lì semplicemente per una ragazza, fate conto. Io sono andato a questa scuola per una ragazza, per farvi capire che cazzone che ero, ma ci sta e va bene così. Io sono uscito da questa scuola col 60, cioè io avessi studiato un'ora al giorno sarei uscito tranquillamente con l'80. Quindi questo lo dico, se tu stai guardando questo video e vuoi raggiungere un obiettivo a livello economico, magari stai studiando per l'università, magari stai che cazzo ne so, c'hai un progetto, ti assicuro che bastano un'ora se sei estremamente intelligente come me bastano 60 minuti, ok? Però so che non tutti avete questa fortuna, non tutti siete nati con la mia perspicacia, ok? A parte le cazzate, però un'ora, due ore massimo al giorno vi possono aiutare tantissimo, perché chiedetevi quando è l'ultima volta che avete dedicato due ore di tempo, anche una sola ora di tempo, dove vi dedicate al 100%, il lavoro focalizzato, il vostro cellulare non esiste e non ci sono distrazioni. Molto probabilmente da un bel po' di tempo. Quindi tra l'altro questa è una di quelle abitudini che io vi consiglio di mettere in pratica. Anche lì c'è un ottimo libro che vi consiglio di leggere che si chiama Deep Work. Lui parla proprio di questo, del fatto che queste sessioni di deep working, cioè lavoro profondo, vi permettono di avere risultati grandiosi, ed è quello che io faccio quando devo mettermi lì, programmare dei video, solo che ultimamente appunto ero talmente sovrastimolato che ho una difficoltà estrema ed è per questo che voglio tornare a fare queste cose, ok? Però ora non voglio perdermi in abitudini, cazzate varie, però questi sono i tre step fondamentali che dovete mettere in pratica. Volete uscire da una spirale negativa oppure volete semplicemente passare al livello successivo? La prima cosa è capire gli obiettivi che avete, datevi la destinazione, dove volete andare, dove state andando, ok? Seconda cosa, creare un piano supportato da abitudini e azioni pratiche, ok? Come ho detto, io mi sono creato questi tre obiettivi a 12 settimane. Io ho già creato le azioni che, uno, le tattiche, quelle che nel libro definisce tattiche, ovvero azioni che metti in pratica ogni settimana. Quindi faccio un esempio. Facciamo un esempio per quanto riguarda YouTube. Qual è un'azione pratica che devo ripetere ogni settimana? Beh, ovviamente fare video, ok? Non è qualcosa che faccio una settimana e finisce lì. Faccio una volta e finisce lì. No, quindi devo per forza mettermi lì e farle tutte le settimane, ok? Seconda cosa invece sono le azioni che è necessario che io faccia una volta e non le devo più fare, quindi magari devo imparare a fare un determinato tipo di montaggio o che cazzo ne so, è un esempio, ok? Magari devo cambiare qualcosa sul canale. Quindi una volta che avete fatto questo iniziate a togliere le abitudini che vi stanno limitando. Ok, c'è chi lo porta all'estremo, come quelli che parlano della monk mode, ne ho parlato anche in passato, personalmente non l'ho mai fatta così seriamente, e anche perché ad oggi non ne ritengo, cioè non ne trovo il beneficio. Io ad oggi ho un ottimo, per me personalmente un ottimo equilibrio, lavoro, svago, raggiungo risultati grossi senza sforzo, sempre, in qualsiasi area della mia vita. Anche perché questo, perché ho smesso di mettere i miei obiettivi sul piedistallo, cioè a livello di finanziario, a livello di YouTube, a livello fisico, semplicemente ho la mentalità, anche questa è una mia convinzione, ma in realtà le convinzioni poi si trasformano in realtà, ho la convinzione che tutti gli obiettivi che io voglio vogliono me. Cosa vuol dire? Che non devo fare niente, arrivano questi obiettivi, devo dare il minimo necessario e a questi arrivano. Quindi non mi metto lì a fare un piano che devo seguire al 100%, perché in passato l'ho fatto, dicevo no, per raggiungere questo obiettivo devo fare queste 50 cose, ne facevo 45 e non raggiungevo l'obiettivo. Invece adesso che dico, va bene, posso fare 30, ne faccio 2 e raggiungo comunque l'obiettivo. Perché questo? Perché non è più sul piedistallo questo obiettivo, ok? Perché ho l'idea che sarà semplice raggiungerlo e arriverà lui da solo senza che io faccia quasi nulla, va bene? Però è chiaro che comunque è necessario anche da parte vostra mettere, agire, ok? Agire. Quindi create un piano, capite dove dovete arrivare e iniziate a togliere quell'abitudine che vi stanno limitando, ok?
vi rendete conto che passate 3 ore al giorno su Instagram, andatevi ad installare l'app. Io avevo tanto fatto, è l'unico prodotto che ho che non vende, proprio quello che costa meno e non vende, la mia guida sul digiuno della dopamina. Io vi consiglio di scaricarvela perché a me ha aiutato tanto, l'ho riletta e devo ancora finirla, ma mi ha aiutato molto anche adesso per mettere in pratica certe abitudini. Però, cioè, se non la volete chi se ne frega, non è che è dato, l'ho scritta 2 anni fa penso, però è molto interessante. Quindi io spero di avervi dato un po' di valore, campioni. Se volete lavorare con me, tutto in descrizione per i prossimi 6 mesi. E nulla, passate una grandiosa giornata, state bene, ciao campioni, a presto. Ai ai ai.